Sai che è in Puglia? Condivide con voi questa simpatica e culturale avventura nel Museo Civico di Bari. Incontriamo Vito Signorile, attore, regista, direttore artistico barese. Nico Salatino, cantautore, attore popolare dialettale. Luigia Bressan, l'artista putignanese di sculture in cartapesta. Il presidente Giuseppe Cascella della Commissione Cultura del Comune di Bari. Paolo Caradonna, il San Nicola per passione. Buona visione. Bentornati a Sai che è in Puglia. Oggi siamo al Museo Civico di Bari. Bari, la capitale della Puglia, come dico io. E oggi siamo, perché siamo qui? Perché c'è una mostra collettiva con nomi di prestigio, di cui Luigia Bressan, e questa mostra è dedicata ai volti nicolaiani, giusto? Ho detto bene? Esattamente, sì sì. Insieme a noi, grande fortuna oggi, benedizione di San Nicola. Vi presento Paolo Caradonna, San Nicola degli Ortodossi e della città metropolitana di Bari. Paolo, come è nata questa passione per San Nicola? Prima di parlare di questa passione voglio parlare di questo mezzo busto di San Nicola che mi ha espresso una felicità immensa, perché con quello sguardo e con quegli occhi abbaglianti mi ha dato una gioia, perché San Nicola unisce due religioni, quella cattolica e quella ortodossa. Ma la cosa importante è che la mia passione per San Nicola è immensa, tant'è vero che io il 9 maggio e il 6 dicembre sono sempre presente alla Basilica Pontificia di San Nicola, perché il mio contributo è quello di essere vicino ai fedeli, ai baresi, perché San Nicola, oltre ai miracoli che ha fatto, che sono migliaia, solo io ne conosco 85 e sto la storia di questi 85 miracoli, tutti ben catalogati da il nostro padre Cioffari. Ma la cosa più bella è che quando tu cammini nella città vecchia ammiri lo stupore dei cittadini che ti vogliono toccare, ti vogliono salutare, e alcuni, specialmente quelli stranieri, vogliono toccare le tre sfere di San Nicola, perché dicono le tre sfere è la fortuna di tre ragazze che sono arrivate al matrimonio. Però dobbiamo dirvi che nella Basilica Pontificia di San Nicola, nella cripta, c'è una colonna dove le donne, di solito non maritate, fanno tre giri. Dopo questi tre giri, i ragazzi che stanno di fronte e vedono queste ragazze, diciamo che si innamorano a colpo d'occhio, e così è un punto per il matrimonio. Infatti la Basilica organizza anche alle donne di Bari Vecchia una somma da matrimonio. Di conseguenza queste ragazze, oltre ad avere la benedizione della Basilica, hanno anche questa piccola somma che viene stanziata a tre donne di Bari Vecchia. Ma San Nicola è il protettore anche dei bambini. Infatti quell'oste che prese questi tre bambini e li uccise, San Nicola, come arrivò nella osteria, entrò nella osteria, la prima cosa che fece, ordinò all'oste di aprire una porta, e come aprì quella porta lui andò vicino a questa botte, sollevò la botte e fece uscire salvi e vivi questi tre bambini. Questo è un altro miracolo importante, però il miracolo più bello, il miracolo più forte che di San Nicola ha dato alla sua vita è quando lui nacque. Voi sapete che quando un bambino nasce, la levatrice lo toglie dalla mamma e lo mette in una bacinella per lavarlo. San Nicola, nel momento in cui entrò nella bacinella, si mise in piedi con le mani giunte. Lo stupore del padre che stava dietro la tenda
a vedere questa immagine di questo bambino appena nato in piedi. Immediatamente si avvicinò, ma la allevatrice disse: fermati, fallo pregare, perché San Nicola, mettendosi le mani giunte, pregava alla sua vita. Infatti San Nicola ha dato la vita e la gioia alle donne di creare con il matrimonio e la fede di San Nicola il futuro. Perciò San Nicola, oltre a dare il futuro a queste giovani donne, è un portatore di pace, la pace in tutto il mondo. Grazie mille. Mi ha detto: vieni, perché ci sarà Vito Signorino in Corso Latino, e anch'io parlo di San Nicola, ma poi sono contento perché trovarsi nel museo civico di questa città e vedere questi quadri, queste ampolle, grazie ai nostri amici, è una cosa unica, è meravigliosa. Ecco perché sono venuto immediatamente per vedere voi e per vedere anche questa mostra molto importante. C'è anche un altro racconto su San Nicola che forse non tutti conoscono, è vero? Può essere, certo, devo dire io. E allora un racconto particolare: perché l'idea di andare a prendere le ossa di San Nicola e portarle e tutte le cose che voi sapete? Perché un giorno San Nicola passò da Bari, andò al concilio di Nicea, che era vescovo. Poi, finì il concilio, tornò a Bari per riprendere la nave per andare a Dina. Ed era lì, guardando il mare, gli venne sete e disse a uno che aveva fiato: un po' d'acqua. E questo posto era vicino alla spiaggia di San Francesco a Bari, lo conoscete? Di fronte c'era il porto, si fermavano le navi. E allora San Nicola disse: ho sete, e questo dice: dove andiamo l'acqua qua? Col pastorale San Nicola guardò questo uomo, mi dice, andò di fronte a questa spiaggia che non era una bella indicazione, e per tre volte batté a terra il pastorale, tre volte, e schizzò l'acqua da sonno. Schizzò l'acqua, ma dove? Adesso vieni tutto e vediamo. Non ti dico tutto qua. Allora presero quest'acqua, San Nicola beppe, e poi si avvicinò di nuovo al mare, guardava l'orizzonte e disse: hic requiescam ossa mea, qui riposeranno le mie ossa. Poi l'abbiamo qualcuno sentito, dice: oh, vabbè, riposeranno le ossa. Invece fu che poi, una volta San Nicola andò via, certo, morì, si parlava di San Nicola, qualcuno rimandava questa, chiamiamola leggenda tra virgolette, di come l'ho sentito, mia madre lo diceva sempre: San Nicola ha detto che a Bari riposeranno le sue ossa. Disse queste parole, perciò non dobbiamo andare a prendere, perché ci sono i veneziani prima di noi, allora meglio che andiamo noi, perché c'è questo motivo. E quindi corse le 62 marinate e tutto il resto lo sapete. Questa è una leggenda. Come è noto, ci sono alcune storie, dico storie perché sono storie che sono vere, sulla vita e sui miracoli di San Nicola, ma ci sono migliaia di leggende, per cui è anche uno dei motivi per cui San Nicola è diventato il santo più conosciuto al mondo. Dico di più: forse il santo anche più amato al mondo. Ed è una domanda che mi sono posto da molti anni: ma perché? Perché è un santo così amato soprattutto dal popolo? Io ho azzardato una risposta che ritengo presuntuosamente si avvicina alla verità. Perché San Nicola, attraverso le tantissime leggende che abbiamo ascoltato, eccetera, si dimostra come San Nicola sia stato e sia l'unico santo che punisce i malfattori. Prima di perdonarli, prima di dargli la benedizione finale, prima di convertirli,
già faccio San Antonio, straordinario. Quindi, ora abbiamo immaginato con Nico che fosse opportuno anche un omaggio alla città. Stiamo celebrando San Nicola, che è il patrono di Bari. Allora, questa è una canzone dedicata comunque ai migranti, cioè perché sono stati costretti tutti a stare fuori, infatti stavo a Milano quando si scrisse questa canzone, per dedicarla a tutti loro. Perché quando vai fuori senti la nostalgia forte di casa, perché ecco di San Antonio, e quindi non vedi lo dici, ma tu perché sei venuto da Milano, ma perché tu hai fatto la certo, no, di dove sarà là. San Antonio, bar o amore? Prendiamo un treno una sera di settembre, lasciamo mamma sola e sconsolata, porco mio addolorato, perché ha un treno che mi portava lontano. Capo stazione no, non si frescanna, lasciami ragioni per dal distante. Ho lo so, tagliolo tu, si abbracciate e da parmi mi si mannate. Dico se ne vengo lungo mare, illuminato tutto della fare. Sono la barca della marinara, cammino nella rezza in da mare. O mare, mare, vivi, c'è l'amore, stanno l'andate, ma ti aggiù cuore. Sei stato tu per me un primo amore, o per farmi troppo che bene. Siamo con l'invento di questo piccolo modellino che dà la possibilità di capire che Bari era per 3.000 anni raccolta in queste mura. Ma come fa una città che cresce, che aumenta la popolazione, a rimanere nelle proprie mura? Per un semplice motivo, perché per circa 700 anni ci sono state le famose epidemie di peste e di colera che davano la possibilità di compensare le morti con le nuove nascite. Con il miglioramento poi successivamente delle condizioni igieniche, anche con la riduzione di queste grandissime pestilenze, queste grandissime epidemie, Bari chiaramente ha avuto la necessità nel XVIII secolo di espandersi oltre le mura che erano praticamente il giardino. Quello era il vero e primo porto della città di Bari, che era praticamente a ridosso del quello che verrà costruito successivamente nel XII secolo, che è il Castello Svevo, perché il Castello Svevo aveva bisogno di rifornirsi di materiali, di armamenti e anche di alimenti, e quindi fu costruito esattamente in questa posizione. Quello che vedete qui è quello che era il catapano, cioè questo diciamo armamentario di tipo bizantino che poi i normanni hanno diciamo fatto, hanno sconfitto, e poi successivamente in questo punto verrà costruita la basilica di San Nicola. Quindi questo è diciamo quello che era il
la nostra città circa 1000 anni fa. Questa chiesa qual è? La chiesa dovrebbe essere quella dedicata a San Sabino, la chiesa, la prima cattedrale, che è stato il primo patrono. E quando è arrivato San Nicola hanno fatto un'intera ammazzata, perché c'erano quelli filo sansabinesi, quelli filo bizantini, che cioè i nobili erano più di San Sabino, San Sabino. E il popolo era di San Nicola. E la diciamo che la diatriba nasceva dal fatto che i marinai avevano fatto il voto, riportando le leggi di San Nicola a Bari, il voto di tirare su una nuova chiesa per lui, dedicata a lui, mentre il vescovo, diciamo, abbiamo la cattedrale, mettiamola, quindi nacquero queste due fazioni che arrivarono, insomma, anche alle mani, effettivamente. Però ebbero la meglio i marinai, che erano sostenuti anche dall'abate Elia, e quindi riuscirono piano piano a tirare su quella che è l'attuale Basilica di San Nicola. Voleva aggiungere una cosa? Voleva aggiungere, Vito, tutto quello che l'invenzione, facciamo le pulizie di primavera, è stata Barese. Perché dice, che c'entra sto fatto? Perché che c'è? C'entra perché pure tutte le malattie, che stavano, i baresi l'unica risorsa che avevano è di tirar fuori dalla casa con la calce, tutto bianco, le calce. Ecco perché tiravano i mobili, facevano in primavera, perché stava per arrivare l'epidemia come al solito. E quindi si facevano queste pulizie. Le pulizie in primavera hanno inventato anche i baresi. Due piccole notizie: questo è il fortino di Sant'Antonio Abate, che allora c'era già, e qui c'era una specie di piccola clinica, un piccolo sanatorio, dove i marinai che erano in viaggio per tanti anni sostavano qui per circa 6 settimane, ecco perché si parla della quarantena di sosta. Rimanevano qui e poi, se non presentavano nessuna lesione, nessun sintomo, poi venivano riportati a casa. Voglio ricordarvi un'altra cosa importante, che la cattedrale sono dedicate alla Madonna Maria e tutte le cattedrali d'Italia. Di conseguenza voi vedrete sul portale della cattedrale di Bari la Madonna dell'Assunta, perché poi il nome di ogni Madonna la metteva la città. Ma la cosa divertente è che la Madonna dell'Assunta, questa statua meravigliosa, alza il braccio destro. A destra sta San Sabino, una statua di San Sabino, a sinistra si vede San Nicola. E questa Madonna dice: Madonna, ma ci muo' fatto fare con chi seduce. Certo. Ecco perché è molto bella queste tre statue che si può vedere, ma poi nel periodo dei solfizi c'è il raggio di sole che entra dal sole, e questo è un avvenimento che succede solo in 2 volte nella stagione, molto molto interessante e molto molto bella. Perciò, che lumi sono centrali sul pavimento della cattedrale. Questa è Santa Scolastica, la punta di questa nostra vecchia città. San Nicola, prima che te ne torni tra le nuvole, ti voglio far vedere adesso un bellissimo omaggio che ti è stato fatto da un'autrice che si chiama Luigia Bressan, che è qui con noi, che adesso descriverà queste opere a te dedicate. Vorremmo poi un tuo giudizio, un tuo parere, certo. Se ti hanno fatto, ti ha descritto, ti ha modellato, ti ha manipolato nel modo giusto. Andiamo. Tappa numero 4 e tappa finale. No, perché forse è interessante anche la descrizione di come poi nascono queste, no? Queste opere che prendono vita. Allora, diciamo che quest'opera è realizzata completamente in cartapesta ed è qui al Museo Civico dal 2019, perché è una statua che ho donato al Museo Civico e da allora è accolta da queste medie di 2 sestanze. Una cosa sorprendente della cartapesta è questo suo sembrare senza tempo. La cartapesta ha una sensazione tattile e visiva che sembra un pezzo che è sempre esistito, non ha quell'aspetto nuovo o quell'attesa del vecchio che vada a rendere più interessante una scultura, ha un aspetto particolarmente antico e nuovo allo stesso tempo, e quindi ben si presta, secondo me, a raccontare un personaggio come San Nicola, un meraviglioso personaggio.
Questa tecnica è detta a strati ed è fatta completamente con carta di giornale e colla di farina, proprio l'antica ricetta di scultura. Per omaggiare questa carta di giornale così semplice e nobile allo stesso tempo, ho lasciato che la carta di giornale sia a vista in alcuni punti. Per esempio, tutti gli elementi grigi di questa scultura, capelli e barba, avvicinandovi potete notare proprio le scritte del giornale. E quindi ho fatto sì che sia proprio il grigio della scrittura di una carta di giornale a dare questa sensazione di barba grigia. È una figura che ho voluto possente, quindi delle spalle larghe e delle mani grandi. San Nicola è proprio un papà per questa città, è come un padre che ci puoi affidare a questa sensazione. Condivido proprio quella sensazione di dito, quel dire, insomma, è un santo che fa giustizia poi e che comunque è anche abbastanza severo e poi perdona e poi rende la giustizia pure anche divina. È un San Nicola senza il cappello vescovile, ma ha già la corona di luce intorno alla sua testa, perché è un santo, in questo modo lo rendo più vicino alla gente e più vicino al cielo. E non ha il bastone di vescovo, ma ha un gesto benedicente, quindi benedice mostrando le tre dita, che è la Trinità, benedice i visitatori. Con la mano tiene stretta la Bibbia e le tre sfere d'oro. Una cosa che mi fa piacere raccontarvi di questa scultura sono gli occhi. Generalmente le sculture di questa dimensione hanno occhi di vetro, ma io ho scelto di dipingerli perché ho voluto dare a questo San Nicola degli occhi particolarmente emozionati. È stata mia volontà immaginare San Nicola a sua volta emozionato dall'emozione che la gente poi di tutto il mondo gli rivolge, gli riconosce, e quindi dare questi occhi quasi bagnati di lacrime e accoglienti. E questo è il mio racconto di questa scultura. Bravissimo. Al luogo vi racconto una delle leggende sulla, diciamo così, sulla severità di San Nicola, no? Il quale si racconta che viaggiasse, insomma, per tutto il mondo e spesso si accompagnava da altri monaci, altri preti, altra gente di religione per appunto portare il suo verbo. E un giorno viaggiava con un altro compagno suo, su due asinelli, no? E stavano nel viaggio, lui non si stancava mai, insomma. Grazie al cielo era un santo instancabile, però insomma i compagni a cui si accompagnava erano un po' più umani, pensavano di compagni, non ce la faccio più, fermiamoci, almeno ci drecchiamo le ossa, mangiamo qualcosa, rifermiamoci a quell'osteria. No, tanto lo accontentò. E si fermarono a questa osteria dove c'era un oste, il quale appena vidi questi due, tutto sommato vecchietti, adesso questi qua me li faccio, questi asini soprattutto, che potevano procurare carne per un bel po' di tempo, cioè adesso lo ammazzerò mentre si addormenteranno, ammazzerò questi due asinelli, loro attribuirò la colpa ai briganti, loro poi dovranno andarsene via a piedi, io farò una bella scorta di carne. Insomma, la notte così fece, uccise queste due povere bestie che stavano nella stalla. Non vi dico la mattina, i pianti del compagno Sandova, il suo asino piangeva, non ce la faceva più. E San Nicola sta, calma. Prendi ago e filo e cerca di cucire le teste dei due asinelli. Voi dovete sapere che l'asinello del compagno di San Nicola si chiamava Girolamo ed era un asinello bello, nero come il carbone, mentre di San Nicola ovviamente era bianco, straordinario. E sono andati a cucire le teste di due, tagliate di due asini, come si fa? Però gli ordini di San Nicola non si discutevano, e quindi poveracci si intervista la mano per mano, si cucina le teste, San Nicola alla fine diede la sua benedizione, i due asinelli presero vita. Fa niente che Girolamo aveva la testa bianca e l'altro aveva San Nicola, naturalmente, dopo aver fatto il suo Sant'Antonio all'oste,
l'impose, cioè proprio vuole il perdono da questo momento in poi tutti i poveracci che passeranno per questo hotel li devi ospitare e non li devi far pagare assolutamente niente. Dopodiché sentiamo il giudizio di San Nicola se si sente ben rappresentato. Certo, ma una cosa importante che mi è capitata, perché non è la prima volta che io vengo in questa sala, un mese fa ero vestito da San Nicola e passeggiavo su quel corridoio, però io passeggiavo avanti e dietro perché dovevo poi scendere giù e fare la mia presentazione. Nel passeggiare però, devo dire, mi sentivo come guardato. Ma veramente mi sentivo guardato, ma mi affacciai là, ma non c'era nessun, né un turista, non c'era nessuno. Alla fine, che arrivai in fondo, ritornai indietro, però su questa parte del corridoio. E se voi fate caso, io guardai gli occhi di San Nicola. Questi occhi ti seguono. Se voi fate la passeggiata in questo modo e li vedete, sembrano come se li seguono. E io mi è venuto un momento di brivido e di emozione su questo mezzo busto e veramente, sono sincero, ho lasciato il mio Vangelo con le tre palle e mi sono fatto un segno di croce. Anche se non è, non so se è stato benedetto, perché mi sentivo proprio vicino a questo santo. Grazie. Provatelo anche voi questa emozione. C'è una cosa che io ho scoperto, ma la tuo racconto, quella leggenda. Vicino Foggia, adesso non ricordo il nome, c'è un ristorante che il venerdì dedicato a San Nicola, tutti gli andanti, qualsiasi va là, mangia, si siede e mangia. Lascia indirizzo. Va bene, l'unica cosa. Un venerdì magia. È ovvio, che ci faccio giovedì. L'unica cosa che San Nicola, nel suo racconto, mi vesto da San Nicola. Quindi quando scendi sulla terra ti vesti da San Nicola. Con gli abiti di queste meravigliose donne ortodosse, questo è un abito, ve l'ho già detto, questo è un abito di 62 donne, ma quello che io abito come abito cristiano, quello è un abito meraviglioso perché è stata fatta da delle sarte professioniste, perché dovete sapere che la città di Bari ha una sartoria meravigliosa, una sartoria sacra. Per esempio il corteo storico viene organizzato dal sarto Luigi Spezzacatelli, uno dei maestri del teatro Petruzzelli, ma poi abbiamo la Gattolla, ma poi abbiamo come donne, abbiamo la sarta Lamesto, che ha fatto uno dei primi, e mi pare che ha fatto anche per te una sartoria del corteo storico. Va bene. Poi abbiamo la Tomasina. Ricordo, non ti dilungare per la propaganda al corteo storico, che lo conoscono tutti la grandezza di questo evento barese. Scusa, tu hai mai organizzato un corteo storico? Certo, sì. No. Quando ero ragazzino pure io. Vorrei così chiudere il mio racconto, poi do la parola al presidente, sarà scusato al direttore. A me è capitato un evento, adesso a parte gli scherzi e le battute che ci servono anche per così ogni tanto, no, avere dei momenti di divertimento. A me è capitata una cosa che a mia volta ha dato i brividi. Io amo molto viaggiare, camminare anche da solo per Bari Vecchia, quando sono stanco, quando ho bisogno di riflettere, mi faccio queste passeggiate. Insomma, un giorno sto lì, una di queste passeggiate, con la mia solita tenuta, che non è quella che vedete oggi, in genere ho la cuffietta mia, tranquilla, tra l'altro era d'inverno, qui avevo anche un cappottone che sembrava un mantello. A un certo punto esce una signora dal suo basso, una vecchietta straordinaria, non dimenticherò mai, mi vede, ma proprio San Nicola, signore, signora, ma c'è questa cosa bellissima,
Madonna, proprio San Antonio, segnerei. Cioè questo ossia sarebbe che non si usa più, no? Questo linguaggio quasi arcaico del nostro popolo di Bari Vecchia, di cui diciamo soprattutto una cosa va evidenziata, il fatto che ancora oggi lavano proprio un pezzetto di strada come fosse una stanza. A te la parola, Presidente. Sì, vi volevo anche salutare il direttore del Museo Civico Carapiglio, che in realtà oggi ha avuto un piccolo malessere passeggero. A nome suo vi voglio anche ricordare che il Museo Civico sta ospitando questo bellissimo evento, ma il Museo Civico ha tante bellissime cose come per esempio questa immagine molto bella del frate, parlando di religiosi, Menotti, che è stato un caricaturista del XIX secolo. Ecco, vieni, abbiamo... Buongiorno. Abbiamo fatto, questa è la co-direttrice del Museo Civico, abbiamo fatto un piccolo percorso partendo dalle sale dove ci sono i quadri, le opere di San Nicola, poco conosciuti dalla comunità barese perché erano nascoste o nelle abitazioni o nelle nostre amministrazioni. Siamo arrivati qui, abbiamo elogiato la bellezza di questa scultura in cartapesta, avevamo anche San Nicola in presenza, ma stavo dicendo anche che non è solo questo il Museo Civico, ci sono queste bellissime caricature e giù potete apprezzare anche la collezione Antonelli. Quindi volevo passare la parola a te per dire qualcosa che il Museo Civico ha e per quale motivo loro devono convincere le persone a dire andate al Museo Civico. Perché è uno scrigno di storie, di piccole storie, magari non sono storie raccontate sui manuali di storia, quelli normali, di Sveglia, Gioini, ma sono piccole storie che raccontano la storia della città, che molto spesso, di cui molto spesso non si ha conoscenza. Quindi siamo proprio al centro, abbiamo le carte di Murari ed è una storia importante, esemplare, di quello che appunto vi dicevo. Un da Varese scendono qui il padre, il figlio, due, chiamiamoli in termini moderni, imprenditori, fondano qui una grande fabbrica di carte, la più grande d'Europa, sono 200 macchinari, 100 dipendenti all'altezza della scuola Romanazzi, quindi all'epoca era praticamente in aperta campagna, era la zona industriale rispetto al centro città, e tanto che poi vengono incaricati, Comunità d'Italia, di unificare il sistema di gioco, il sistema delle carte italiano, perché ogni regione aveva le sue carte, e quindi loro vengono incaricati e hanno proprio la medaglia, il valore, o comunque il titolo di cavaliere del lavoro per tutta questa opera che fanno per l'Italia intera. E ce li abbiamo qui. Costruire le figure, una figura unica, unificano il sistema di carte da gioco. E quindi, per esempio, una piccola storia che poi diventa una grande storia italiana. E qui abbiamo. E poi abbiamo. Delle armi straordinarie. Sì, vabbè, tutto il racconto dell'Ottocento, e quindi Gioacchino Murat. E i Borbone, cioè questa fase di passaggio dal centro, oggi centro storico, che chiamiamo ovviamente Bari Vecchia, al Borgo Murattiano, quindi la fondazione della città nuova, che Borgo Murattiano appunto dedicato a Murat, ma che molto dobbiamo ai Borbone, a Ferdinando IV, che poi dopo l'esilio torna come Ferdinando I, tanto che in via Sparano abbiamo San Ferdinando, la chiesa a lui dedicata. Allo stesso corso Vittorio Emanuele, prima si chiamava corso Ferdinandeo, prima dell'Unità d'Italia. E quindi qui abbiamo anche questo palazzo, per esempio, è oggi chiamato comunemente Palazzo Motta, forse i più giovani non lo chiamano più Palazzo Motta, dove oggi vi è il McDonald's. In realtà questo è il palazzo, appunto prima dell'attuale palazzo, dove Gioacchino Murat pose la prima pietra il 25 aprile del 1813.
questo palazzo non c'è più, la lapide per fortuna è stata, diciamo, preservata, conservata ed è ancora ad angolo tra Corso Vittorio e Corso Cavour. E proprio per ricordare la fondazione nel 1813 del Borgo Murattiano vi è la caricatura di Frate Menotti, vedete 1813-1913, quindi il comune di Bari festeggiava il centenario della nascita del Borgo Murattiano. Nell'esposizione universale. Sì, ed è proprio in questa occasione che viene eretta la lapide, quella che oggi noi abbiamo sul palazzo, ed è qui rappresentata da Frate Menotti. E realizza una serie di disegni che poi figurano sui quotidiani baresi e non solo, e prende in giro ironicamente la Bari Bene, quindi in questo caso il sindaco con le piume di pavone che si sta appunto pavoneggiando, con un discorso abbastanza lungo, pertanto il titolo dell'opera è Il Discorsone. E poi, se volete, vi potete avvicinare, le facce del pubblico state tristi, desolati, perché vedono che il discorso, insomma, è abbastanza lungo. E qui la lapide, Gioacchino Murale, ha presentato con salsicce, scamorze, prosciutti, questo prosciutto, quindi insomma ironicamente, e dice, insomma, chi riesce a leggere la lapide ringrazi Santa Lucia, perché appunto quando realizzarono questa lapide praticamente scrissero molto piccolo e non si leggeva nulla, e quindi Frate Menotti ha voluto catturare questo momento importante. E questo breve percorso finisce qui, però potete ancora fermarvi a vedere, perché c'è ancora tanto da vedere. Però vogliamo incontrare questa giornata. E soprattutto potete tornare, perché qui bisogna venire, come si fa la passeggiata a Bari Vecchia, bisogna venire e guardarsi, magari una sezione per volta, perché c'è davvero tanto da vedere. Grazie. Grazie, tutto grazie. Va bene. Dove deve andare? Ah, scusa. Oh, no, figurati, so io che stavo facendo un giro e mi sei spuntato come un santo. Ah, adesso ho capito. Beh, interessante, aspetta. Vuoi che debba dire qualche cosa? Come vuoi, se c'hai da dire, dillo. Certo. Questa immagine è un'immagine particolare, perché questa San Nicola unisce due religioni, quella cattolica cristiana e quella ortodossa. Ecco perché San Nicola è sempre presente in tutto il mondo, perché questa unione dà quella forza e quella capacità della pace, della fraternità. Ecco perché noi stiamo affrontando questo nel Museo Nicolaiano, questa manifestazione, perché San Nicola si è molto vicino alla pace.